Vediamo. Vediamo se riesco a riconnettermi. Insomma, uomo di su, l'ho fatta vedere la tua foto, hai visto? Eccolo qua. In attesa di Guido, vediamo se riusciamo. Antonio, grande Ah, ma qui discreto. secondo tempo. No, perché scusa, mi stavi dicendo una cosa, non si può interrompere così. Allora possiamo andare avanti anche fino a mezzanotte così, ogni ora. In effetti, l'ha fatto l'altro giorno Patti Smith con la figlia per una diretta che credo sia durata 6 ore, con tanti artisti con cui si connettevano. E in effetti, questo è vero. Abbiamo voglia di fare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora in più. Ripartiamo. No, stavi dicendo una cosa che mi interessava e Sì, purtroppo questo è no, tra. stavo dicendo che tu hai fatto tante dirette in queste settimane, confrontandoti con altre persone, con artisti, con Andrea Melis, Saturnino, Greta, eccetera, eccetera. Però è forse qualcosa che dovremmo fare tutte e due, ognuno per conto suo, magari avere degli appuntamenti in cui raccontiamo delle foto o raccontiamo degli artisti o dei temi che noi amiamo sviscerare, perché o lo facciamo con dei libri, con delle mostre, però poi ovviamente non tutti possono accedere, no? Non tutti possono venire a vederti, che ne so, a Udine o a Palermo se fai una mostra in queste città. Però credo che le storie siano la cosa che attira di più, che dà un significato, una chiave di lettura in più rispetto ad una foto che vedi postata o pubblicata da qualche parte. Quindi dovremmo un po' fare quello che abbiamo fatto oggi, no? Moltiplicarlo per tutte le foto che riteniamo interessanti per noi e per i rapporti che stiamo Possiamo documentando e farlo ogni facciamo. tanto. Ognuno per sé e poi ogni tanto ci si ritrova per un confronto. Guarda, io le dirette Instagram le ho fatte per stare in compagnia più che per altri motivi, perché ho parlato poco di fotografia. Con te ho parlato di fotografia, con Annalisa Vandelli ho parlato di fotografia, ma poi le altre ho parlato di musica, no? Con Raiz di Musica, con Speaker, cioè del Calcio Napoli, con Emilia Zamuner ho parlato, qualcuno ha suonato per me, con Maldestro abbiamo fatto una diretta di 3 ore, proprio perché c'è questo rapporto, non lo smettiamo più di parlare, no? E sono uscite fuori occasioni per me di conoscere meglio le persone, grazie a queste dirette. Questa è la cosa più bella. E probabilmente non sempre, io non sento questa esigenza di trasmettere cultura agli altri, non sono nessuno per farlo, no? Però sento l'esigenza di condividere quello che mi piace, che poi alla fine si traduce in quel risultato. Ma è più che sufficiente. E, esatto, è più che sufficiente. E quindi questo è il motivo per cui ho fatto queste dirette, no? E un po' quello che è il mio approccio con i musicisti prima di metterli sotto all'obiettivo è quello che utilizzo nelle dirette. Vabbè, ci sarebbe da parlare tanto di tante cose. E poi sul fatto di spiegare le fotografie, Ansel Adams ha detto una frase che io non sopporto, che è quella che le fotografie se si spiegano non sono buone. Secondo Ah. me è una grande bugia. No, spiegarle nel senso di voler spiegare come le hai fatte, perché le hai fatte in quel No, modo. ok, sì. Quella Giustificarle in quel senso, la traduzione sì, poi. gli appiccichi un po' di letteratura per così inspessire qualcosa che magari è proprio debole. Però quello che abbiamo fatto oggi, cioè raccontare il perché ti sei avvicinato a certi personaggi, che peraltro non avevano nessun fascino per te, perché in alcuni casi sono personaggi totalmente nuovi, no? E Sì, no, quindi il fascino è arrivato col tempo. a maggior ragione aver avuto lo stimolo a stabilire un rapporto, a fissare un'immagine, qualcosa che è sicuramente in crescita. È importante perché poi è come insegnare
a sviluppare una sensibilità a chi vuol fare fotografia. Perché uno dovrebbe fotografare? Perché ci sono gli sfoghi, perché ci sono i social, perché ormai col cellulare puoi fotografare qualunque momento senza neanche ragionare su quello che stai fotografando. No, è semmai dare degli stimoli e mostrare degli esempi di cosa succede quando sei veramente appassionato di un tema, di un soggetto, di certe persone e che racconti attraverso un linguaggio che ti è innato, no? Noi lo facciamo Io con la comunque ti macchina ho visto, fotografica, qualcun altro come? io a te ti vedo, ti ho visto far foto, so come funziona Ah, lo so. l'approccio, l'empatia, è una cosa proprio innata quella tua. E mi permetto di dire che caratterialmente un po' ci somigliamo, almeno come gusti, perché poi la musica ci piace la musica, ci piace la fotografia. Sì, come anche intenzioni, cioè nel momento in cui, quando dico che tu sai cogliere certi momenti, insomma, ci siamo trovati in alcune occasioni a fare delle foto insieme e poi a mostrarcele, perché ovviamente col digitale puoi farlo, e io mi sono reso conto di cosa vedevi tu e come lo vedevi, e non era quello che vedevo io o come lo vedevo io, ed era interessante. E anche avere questo tipo di rapporto con un altro fotografo, non credo sia frequente, dove non ci confrontiamo per fare letteratura, no? Per darci una nobiltà, così posticcia, no? Ma semplicemente per il godimento nel Per la cogliere quello condivisione. che ci entusiasma, no? Come dico sempre io, ci ha raggiunto. Ah, cioè, questa è un'altra cosa fantastica. Riccardo vi programma ogni secondo e vi dice: allora, dunque, io allora esco dall'ufficio, però arrivo, andiamo, ci vediamo, mangiamo, e poi ci raggiunge e arriva Creiamo qualcuno, un grupponi. attore, un artista, un amico. E tu invece cosa fai? Io adesso ti sbugiardo qua. Tu stai lavorando tantissimo, Guido sta lavorando tantissimo, da che quando l'ho conosciuto aveva uno di quei cellulari dove ci sono i tasti ancora, Sì, proprio i tasti, quelli fissi. Un un telefono, ce telefono, l'ho aveva un ancora. telefono. Adesso lui ha uno smartphone, no? Si è adeguato, ha deciso di fare questo salto. Da poco E più di un Napoli per anno. lui è piena di spunti dove? Sui muri. Ah, Sui muri. E lui sui fotografa muri, sul texture tempo. continuamente. Texture continuamente, cioè avrai un hard disk di texture che è spaventoso, immagino. E Sì, perché mi poi piace comunque. moltissimo il fatto che tu sia così favorevole alle nuove tecnologie, sempre attento, pieno di entusiasmo, no? Quando sei in giro con Guido a far foto, tu vedi nei suoi occhi, si vede nei suoi occhi l'entusiasmo, no? Di fronte Sì. al nuovo, alle novità. Mentre ci sono alcuni tuoi colleghi, di cui ho stima naturalmente, che invece restano fermi sulla loro posizione, no? La pellicola, la camera, lo sviluppo, la fotografia non è più la stessa, la fotografia non ha più significato. Invece tu no. Tu corri, dice, no, ma mi interessa questa cosa. Riccardo, ma hai visto se posso fare le foto 3D? Ma si può fare quello? Ma voglio fare la panoramica col cellulare, voglio fare questo. Insomma, date a Guido un giocattolo e lo Sì, trasforma subito in una piccola opera d'arte, no? ma poi quello che ormai è stimolante è innanzitutto la compattezza e la leggerezza della tecnologia che usiamo, no? Che rende possibile, almeno se hai ovviamente l'occhio allenato, insomma, e cerchi, ti rende possibile cogliere delle cose con una rapidità. E soprattutto senza l'uso del cellulare, ha questo di fantastico per un fotografo, che non fa capire più delle volte a chi passa davanti che sei un fotografo. Ecco, ci sono delle situazioni dove tira fuori una macchina fotografica, crea scompiglio, crea rigetto, pudori. Al cellulare tutti sono abituati, quindi quando tu tiri fuori un cellulare, tra più guardano se è l'ultimo modello, ma
se lo fai, se scatti in un certo modo, magari il linguaggio del corpo tuo è quello del fotografo, no? Che si mette in una certa posa e invece la macchina ha il cellulare. Però di fatto hai un cellulare, quindi nessuno ti prende sul serio. E questo è fantastico. È così. Ricordi quando siamo andati a Pompei, no? Eravamo io, te e Giuseppe Danna e passeggiavamo con le macchine fotografiche proprio. E a un certo punto ci fermano due turiste e ci dicono: ci potete fare una fotografia? Cioè, loro avevano fermato me, te e Giuseppe Danna, quindi tre fotografi, e dicevano: e tu dicesti, chi deve fare la fotografia? Scegliete voi. Fantastico. Ma erano un po' imbarazzate, non mi ricordo chi scelsero, però poi la facemmo tutti e tre, quindi poi con la sua macchina fotografica. Quindi queste turiste non sanno che si sono portate a casa una fotografia tua, una mia e una di Giuseppe. Beh, la cosa fantastica è stata anche quando, sempre nei nostri giri, in giro per il centro storico, io a cercare appunto le texture, i graffiti e altro. A un certo punto abbiamo incontrato una ragazza molto particolare, che è piena di tatuaggi e con dei capelli dreadlocks Imma lunghissimi. si chiama. Si chiama Imma Imma, Plum. verrà allo studio Sì. perché aveva un fascino tutto suo. Stranissima, no? E ovviamente tu dici, beh, una persona così non puoi non fotografarla. No. Poi spesso questa è parte di un processo di esplorazione e accumulo di stimoli. Poi alla fine della giornata ti ritrovi magari 3.000 foto e quella non è la foto che in qualche modo ti aspettavi e cercavi, però è parte di una specie di factory, no? Di un processo Esatto, di di crescita. elaborazione in cui tu incameri i segni sui muri, i volti delle persone, i segni sui corpi, i tatuaggi, i manifesti che si scrostano e diventa tutto un film fantastico. E con te a Napoli è stato possibile più che qualunque altra situazione che mi sia capitata. Ma tu devi venire sempre. Allora, a parte che stiamo sembrando due vecchi nostalgici che parlano di 30 anni fa, questo accadeva 3 mesi fa, eh no? Eh sì, insomma, adesso beh, si è verificato, ormai siamo in un dopo, no? Si è Esatto, siamo in un verificato no, cioè siamo qualcosa in attesa di un po'. Siamo attesa di qualcos'altro, però c'è stata una, come dire, una cesura, no? Tra un prima e un dopo, e vedremo il dopo come sarà. Però. Senti, prima parlavamo di doppia esposizione. Io non te l'ho mai detto, ma questo è un capolavoro. Ah. Quando le doppie esposizioni di analogico funzionavano così. Ma Scusa, questa non è una dobbiamo chiudere in doppia. bellezza e chiudiamo in bellezza. Questo è un sandwich, un po' come li faceva Arcane, cioè cosa Esatto. faceva Arcane negli anni 60, per in qualche modo rompere i limiti della fotografia, no? Del fotogramma. Prendeva magari scattando anche apposta certe foto per poterle poi combinare montando in uno stesso telaietto due diapositive o tre diapositive. Oppure andava a pescare in un cassetto tra le foto generiche fatte senza arte né parte, un po' come le texture di cui parlavamo noi, e andava a cercare un elemento che si combinasse con una foto invece ricercata e motivata per trovare un'altra chiave di lettura. Ma questo io ho usato la stessa tecnica sua, ma per uscire dalla noia di un momento di un ritratto con Gaetano Veloso che purtroppo non decollava per poco tempo a disposizione, per il fatto che eravamo backstage prima di un concerto, lui era stanchissimo e non c'era una singola foto che avesse forza e mi dispiaceva tantissimo. E così, come sempre, quando si gioca con assonanze o riferimenti. Mi ero ricordato che lui nel fine degli anni 60 era andato a Londra in piena psichedelia, poi era stato raggiunto anche da Gilberto Gil, e vestiva da hippie, aveva i capelli alla Jimi Hendrix, e
non so, questo si è combinato con le tecniche di Art Kane, che aveva fatto delle foto psichedeliche a modo loro. E ho detto, ma perché non proviamo a sovrapporre due diapositive? Allora ho cercato due diapositive che potessero combinarsi, è venuta fuori questa foto, che non è assolutamente pianificata né giustificata, ma che è come dire, Fatto questo, Pinco Pallino, fatto quello, ti sei bruciato, che ti posso dire, un anno di emozioni in 40 minuti. È un po' questa la cosa che un po' è una formazione che oggi un po' manca, non trovo. Beh, Ma io perché formazione è un po' come un'occasione quando. di formazione. Sì, ma soprattutto il gusto della ricerca che non sempre va a buon fine, no? Nel senso che tu magari senti in un disco, senti parlare di, non so, in un disco di Zappa, senti parlare di un compositore di musica contemporanea come Edgar Varese e dove andavi a scoprire qualcosa di Edgar Varese? Non in tutti i negozi di dischi trovavi qualcosa, magari non c'erano libri, non c'era internet, compravi delle riviste sperando che prima o poi qualcuno ti avrebbe raccontato chi è Edgar Varese, che musica ha fatto. Quindi questa tensione spingeva in avanti. Oggi puoi soddisfare le tue curiosità all'istante. Il punto non è questo, il punto è aver voglia di avere delle curiosità, averne sempre e volerle soddisfare. Il punto è non adagiarsi in questa disponibilità di contenuti e dire vabbè, non sto neanche a guardare. Cioè, come compro un libro, lo metto sullo scaffale e non lo apro. Ce l'ho. No, ce l'hai, ma è un blocco di carta che ancora non ti ha parlato, capisci? Quindi Ma io non sono, sì, io non sono devi avere questa contrario alla curiosità. tecnologia. Il libro lo compri, ma lo leggi, capisci? Quindi Sì. vai a cercare, continui a sentire di cose nuove, di personaggi, di libri, di film, di argomenti, insomma, e vai a scoprirne tutto quello Senti, che. facciamo un appello. Allora, la prossima volta che vieni a Un Napoli, appello. perché succederà, io invito tutti i miei musicisti, giovani, emergenti, eccetera, e passiamo ci mangiamo, ci prendiamo un caffè con loro, così li conosci meglio. Magari ti viene la voglia di fare qualche fotografia anche a te a loro, no? Magari, se ti va. Ma ne Quindi abbiamo lo già dico a tutti, parlato. La voglia eh? ci sarebbe, però è come se. Cioè, so che mi mancano delle chiavi di lettura che tu hai, no? E poi Bello, dico, no, ma perché ci devo entrare anch'io? C'è già lui, no? Poi, bello. E allora mettiamo sai, insieme magari a la te interessano altri progetti, altre cose. Cioè, la musica, sono tornato ad ascoltarla, godermela e basta. Occasionalmente faccio delle foto, insomma, perché la curiosità è sempre lì. Vigile, ma però preferisco, come dire, esprimermi in altro modo. Le foto che facciamo quando siamo insieme a Napoli sono una cosa che per anni non ho fatto, o ho fatto solo occasionalmente. Invece venire a Napoli per me significa adesso ci buttiamo adesso ci provo. nel centro storico o da un'altra parte e chissà che cosa vediamo e che cosa riusciamo a catturare. Bello, sì. Quindi, Mancano quelle passeggiate, Guido, manca. sì, mancano gli odori, i rumori, il casino, il Il cibo, babbano. le polpette. L'ovozzetto, il ragù. È un'esperienza totale, no? Per tutti i sensi. Non è solo un safari fotografico. E In però tasa poi vana, ce ne andiamo. adesso quello che ho scoperto con te. Venendo più e più volte a Napoli, è poi l'energia che stava dentro e dietro gli artisti che ho fotografato tanti anni fa e che io assorbivo dai dischi o dai concerti, ma di fatto non sapevo da dove venisse, capisci? Se non in linea teorica.
E questo per me è molto interessante. È un filo diretto con tutta la musica che ho amato, che è uscita da Napoli e che amo tuttora. Senti, ma e poi a te piace tantissimo fotografare nei musei. È una cosa che ti piace tantissimo, no? Nei siti, ti Sì, piace tantissimo l'arte in assoluto. E io ricordo che la prima assolutamente, volta che siamo andati in bellissimo. un museo insieme, siamo andati in un museo insieme, siamo andati a vedere il Cristo velato che tu probabilmente già avevi visto. Ah, sì. E quando tu sei rimasto davanti alla statua del Cristo velato, non si può fotografare nella cappella di San Severo, tu ridevi. Ma Perché? ridevi tutto quasi di gusto, no? Allora io mi sono avvicinato a te, ci Ma conosciamo da 2 giorni. se avevamo fatto una battuta, No, probabilmente. aspetta, no, tu godevi proprio dell'opera. Mi avvicinai a te e ti chiesi: Guido, che cosa c'è? Perché ridi tanto? Ma sai, pensavo a Damien Hirst in ginocchio sui ceci. Davanti a Cristo Sì. Nella serie La bellezza, no? Che ci fa stare bene, no? Quando tu ti trovi davanti a una cosa così bella, così importante, non riesci. Andate tutti a vedere il Cristo velato, se non l'avete No, visto, ma lì perché. ti rendi conto anche di che idea peregrina e svilita abbiamo dell'arte oggi. Quando tu sei davanti al Cristo velato, ma anche ad altre delle sculture che sono lì nella Cappella di San Severo, e guardi i dettagli, cioè se ti fermi, perché puoi fermarti, no? Anche un quarto d'ora, mezz'ora davanti a una delle sculture. E guardi i dettagli del lenzuolo, e guardi gli attrezzi, e guardi la corona di spine, il volto che emerge, e tu pensi allo scultore che ha tirato fuori da un blocco di pietra quell'opera. Ti rendi conto che stiamo facendo cazzate immonde, che spacciamo per arte delle cazzate immonde, che non hanno nessun valore, che diamo valore a cose che non ne hanno. Perché? Perché quando adesso qui stiamo veramente facendo il Maurizio Costanzo Vabbè, Show, stiamo ma chiacchierando. però quando gli stranieri pensano all'Italia, all'arte, al patrimonio artistico dell'Italia, bisogna pensare che gli italiani che hanno fatto quell'arte non siamo noi. Sono gli italiani del Rinascimento, gli italiani dell'antichità. Quegli italiani, quelli hanno fatto grandi cose. Cosa stiamo facendo noi? Le Noi, dirette adesso Instagram. stringo molto su noi fotografi. Non stiamo facendo niente. Stiamo facendo cose che la tecnologia ci permette di fare. Ma se non ci fosse la tecnologia, se la fotografia fosse ancora un banco ottico di grandi dimensioni che ti devi portare in giro col treppiede, e devi scattare una foto alla volta su una lastra di vetro. Io vorrei vedere quanti oggi sarebbero fotografi. Ma qualcuno dice che il 70% della fotografia è finita con Nadar, no? Qualcuno dice queste cose Non lo qua, so, no, no, io non che è faccio morto neanche nel adesso 1910. penso anche che bisogna confrontare anche le arti fra di loro, i vari periodi. Certamente la fotografia racconta questo secolo o questi 2 secoli ormai, con quel linguaggio e quei mezzi, mentre secoli fa si asportava un pezzo di montagna, no? Si sventrava una montagna, basta andare a Massa Carrara e guardare le cave di pietra, pensando a tutto quello che è uscito da quelle montagne e che è diventato pura bellezza, e ti rendi conto dei parametri diversi, insomma, ma anche il tempo di fare una foto e il tempo di scolpire il Mosè o la Pietà. Stiamo parlando di quante opere, quanti quadri ha fatto Caravaggio nella vita sua rispetto a quante foto possiamo aver fatto noi o Avedon o Penn. Il rapporto è 1 a 10.000, secondo me. No, forse 100.000 anche. Cioè, per questo io penso che ci vorrebbe un po' più di umiltà, insomma, quando pensiamo alle nostre fotografie come arte, no? Un attimo, ma l'arte che cos'è? Capisci? In Ma effetti, vabbè, questa è una riflessione
È una riflessione un po' difficile anche come riflessione, no? Perché probabilmente c'è una manualità, no? In quei lavori, in quelle sculture, che probabilmente non è soltanto il concettuale, è la capacità della grandezza, no? Dell'uomo di riuscire a creare da un pezzo di marmo qualcosa che sembra vivo. Sì. Beh, Mentre noi facciamo così col dito, la scena è davanti. è la visione che uno ha dentro e che si concretizza nella materia, mentre noi, insomma, con la fotografia cogliamo quello che già esiste. Poi saremo bravi, meno bravi a interpretarlo, a rimodellarlo, con la tecnica, con la chimica, insomma. Però è partire da niente e estrarre l'opera, la bellezza dalla materia. Esatto. Sì. Per Capisci? esempio, ci sono molti fotografi come importanti, come Bailey, come Serrano, che si cimentano con la scultura, oppure hanno fatto la fotografia perché non riuscivano nella scultura come avrebbero voluto, o nella pittura, e Sì. si sono dati alla fotografia. Però nelle fotografie si vede questo senso artistico, no? Non puoi dire che non siano opere d'arte le loro fotografie. È un altro modo di intendere la bellezza, secondo me. Ma è anche la creazione e l'espressione di un mondo interiore, no? Cioè io penso adesso, mentre parliamo, penso a un fotografo, Joel Peter Witkin, che insomma, per chi forse ha visto le foto, ma senza sapere di chi fossero, è un fotografo che ha sviluppato un immaginario fatto di cadaveri, di corpi, di trasgressione, di morte. E ecco, nelle sue foto vedo un equivalente della complessità di un artista come Bosch, per esempio, no? Oppure Questa è la Annie foto di Witkin. Leibovitz, che sì, Annie Leibovitz che è diventata una ritrattista che emula i risultati della pittura. Cioè, questi Sì. grandi set, queste luci calibrate, molto calibrate, l'inquadratura, penso, non so, al suo ritratto alla regina Elisabetta. Quello è un quadro. Ovviamente non ha il talento per dipingere, forse non è il secolo della pittura questo, o della pittura realista, naturalista, e quindi ne fa qualcosa con un nuovo linguaggio che è la fotografia, ma vedi Ecco qua. Sì. benissimo il limite, no? Ecco, questo è un quadro manieristico quanto vuoi, ma non è una fotografia. No, però secondo me non è una fotografia Quella di e... Witkin è già ad un altro livello, che non vuol dire meglio o peggio, ma è un No, no, uso. un'altra storia. Io preferisco questa Leibovitz perché qua c'è tutto, questo è un ritratto semplice, Sì. se ci pensi, Ma no? questa è lo spartiacque fra la prima Leibovitz e quella del ritratto della regina. Qui siamo ancora nella semplicità, nel segno. Quindi un'idea semplicissima che sintetizza perfettamente il rapporto fra i due soggetti e va e niente di più. Un po' come su un altro piano il tuo ritratto di Maldestro con la madre, no? Che racconta il rapporto fra due persone, un rapporto molto intimo. Io credo che la fotografia debba in qualche modo parlare un po' anche della verità, anche se è finzione di per sé. Sono d'accordo su chi dice che la fotografia è finzione, perché comunque rappresenta un attimo che è un attimo che tu magari non riesci neanche a fermare con gli occhi, no? Quindi di per sé è finzione. Però quanto più la fotografia racconta un qualcosa di reale, riesce a cogliere un attimo, come per esempio la fotografia di Maldestro con la mamma, riesce ad aprirti delle storie, un mondo, una storia su una persona, e quella è la bellezza del ritratto.
Quando invece andiamo in opere pittoriche fatte con la foto, è un po' come quando senti un disco di Yngwie Malmsteen, no? Ci sono migliaia di note, però poi alla fine Non di... stringi molto, sì. non stringi molto, no? E verrà sempre qualcuno che magari riesce a costruirti un set ancora più pittorico, no? Tanto è vero che, come si chiama, l'assistente della Leibowitz, che gli curava le luci e tutto, Schoeller, Martin Schoeller, poi è riuscito a fare set ancora più belli di quella della Leibowitz, no? Perché è un po' così, ed è anche una moda questa, Ma mentre dovremmo riscoprire la potenza, la forza della fotografia e la sua funzione, no? Io per questo, tu sai che al 7 maggio lancerò il mio progetto, che è basato sulla memoria. Seven Seconds è un progetto che nasce il 7 maggio. E credo che quella funzione della fotografia sia sempre la cosa che dà maggior fascino alla fotografia. Il resto è tutto un wow, come quelle fotografe russe, quei fotografi russi che riescono a fare ritratti pazzeschi. Dice, ma come lo vorrei saper fare? Ecco, quando uno si perde in quel tipo di... Secondo me non ama veramente la fotografia. Magari ama di più un quadro, ama di più... È un discorso quasi artigianale. Mi rendo conto che mi faccio dei nemici dicendo queste cose, oppure dico delle cose che magari direi, no, quel ritratto della Leibowitz non mi piace tanto, preferisco quello di prima. Ma sicuramente... Tanto, tanto di cappello e tanto rispetto per un lavoro veramente bello esteticamente. Però i contenuti dove sono? Che cosa ci sta raccontando della regina in quella foto? Ma guarda, Chi è la regina? No, non è un giudizio sul fotografo, sull'opera, no. ma è più attraversando questa vita capire, essere consapevole di che cosa ti parla e che cosa no, no? Tu puoi amare un film di Tarkovsky e un altro può dire no, guarda, io preferisco Mel Brooks o Checco Zalone. Oppure ama tutte e due, capisci? Ma non c'è un... Non vorrei, come dire, incamminarmi sulla strada del giudizio critico. Ragioniamo su che cosa ci parla e che cosa no. Perché noi entriamo alla Cappella di San Severo e pur ridendo rimaniamo mezz'ora in ammirazione a cercare di introiettare tutti i dettagli di quello che vediamo, che poi in qualche modo dimenticheremo, ricorderemo l'emozione e vorremmo ritornare a riguardare, no, quell'opera. E basta, sono quelle le cose che ti parlano, che ti arricchiscono e che ti portano avanti. Il Che tieni resto, dentro per te, sì, ma tieni dentro per senza pensare ai sempre. giudizi universali, capisci? Che Vabbè. Io non... penso che abbiamo fatto una diretta lunghissima, no? Non trovi? Sì, non so, probabilmente sono tutti a mangiare o a fare l'aperitivo e noi siamo qui con la gola secca. Dobbiamo diventare gli aperifotografi, sai, ce ne sono tanti in giro. Sì. Io Quelli, i fotografi d'aperitivo. adesso vorrei essere Guido. davanti al cloister con un bel frullato di papaya. Fotografare il poster di Marilyn Monroe col brufolo, ti ricordi? Accidenti. E poi con la prospettiva di andare insieme a mangiarci le polpette da qualche parte. Con Greta che dice ci siamo, tre punti esclamativa, Greta, Il team. vabbè, diciamolo come la chiamiamo Greta, Greta Zuccoli, Greta and the Wheels, Greta è magra magra, un bel fisico, una bella ragazza, eccetera. Secondo me è Greta Carbo perché mangia in una maniera... Non si arrabbia, Questo sicuramente. non andava detto. Non credo che No, sì, indovinasse. invece sì, un bacio a Greta andava detto perché starà ridendo, lo so, ne sono certo. Vabbè, poi siamo 14, quindi tutto sommato, scrivetelo tutti, Greta Carbo, su Facebook. Non abbiamo preso un gran servizio. Non mi Vabbè. prendo in giro, Nick. No, per carità. Va bene. Ok. Vabbè, senti, è stata una bella conversazione. Poi non ci parliamo. Non ci vediamo e quindi ci tocca farlo in pubblico. Possiamo pure privatamente. Alla prossima, che dire? Io per me ne farei uno al giorno con te, guardando foto, parlando anche di altri. Sta a te, decidi tu. Io fino al, diciamo, ho un po' ridotto perché penso che
Le dirette hanno un senso in un periodo così, no? Dove non c'è possibilità di scambi da vicino. Ma in questo periodo sono un bel modo di stare in compagnia, di riflettere. Poi uno finisce e se ne va un po' col sorriso, no? È un po' quello l'obiettivo. Dice, sono stato contento di vedere Guido e fare quattro chiacchiere. E Sì, io poi ti ci dirò sono. che... Dimmi. No, di. E No, ti dirò che poi penso condividi che... con le persone, no? Sì, però queste settimane, forse questo vale per chi è sempre in giro e quindi ha già una socialità particolarmente impegnativa per lavoro, per motivi di lavoro, no? Però questo è stato un periodo interessante dal punto di vista anche... un po' dell'azzeramento. Ah, si è bloccato, dell'azzeramento. Un momento di silenzio perché sai quando sei sospinto da quest'onda del fare a tutti i costi e poi magari anche tu hai problemi di spostamenti per il lavoro, no? Quindi hai anche dei tempi che noi consideriamo morti, no? Che ci affaticano. Questa staticità, stanzialità, ha anche permesso di eliminare certe tensioni e di pensare, di ascoltarci un po' meglio, dentro. E questo, insomma, mi dispiace, insomma, per tutti quelli che, insomma, hanno sofferto e patito, gravi problemi di salute, no? Però per chi insomma, si è rintanato e ha potuto attraversare il periodo con serenità, insomma, è stato ed è ancora una buona occasione per rimettere i pezzi. Una volta si diceva a bocce ferme, che è una condizione impossibile al giorno d'oggi, perché anche il tuo tempo libero si frammenta nel momento in cui ti connetti e guardi uno schermo. E ascolti quello che fanno gli altri, quindi sei scippato anche magari con piacere nel tuo tempo libero. Per cui anche avere questa occasione di fermare veramente le bocce, secondo me è stata estate, ci renderemo conto che è stata importante. Ma speriamo, non lo so, io non sono tanto. L'avrei voluto fermare coscientemente, però sai, non succede mai, quindi alla No, fine. né tu né io l'avremmo mai fatto. No, necessità virtù. Ci saremmo sempre lamentati, sognando, pensando che un giorno, insomma, mi devo fermare, devo ripensare, e non l'abbiamo mai fatto. No, abbiamo migliaia di progetti in itinere mai iniziati. Beh, È magari così, no? riflettendo, adesso abbiamo capito che molti li possiamo anche eliminare, cancellare dall'agenda No, e ma lo ripartire da sapevamo zero. già, però era l'entusiasmo. Sì. Magari siamo riusciti in parte ad eliminare le erbacce, le illusioni anche, e essere un pochino più realistici e capire a cosa veramente teniamo, cosa veramente vogliamo fare. Ovviamente stiamo parlando di fotografia, no? Non soltanto diciamo, dell'aspetto personale delle nostre vite. È così proprio, non c'è, non c'è, Rick, non ma c'è. uscendo di casa da questo lockdown, andrai dal parrucchiere? Sì, sono guaiato. Oppure divento come te, mi faccio il codino. Ma lo sai che pensavo? Allora, loro possono riaprire il 1º giugno. Attenzione, lunedì sono chiusi. Il 2 giugno è festa nazionale. Il 3 cuffie. giugno, no, il 2 giugno è festa nazionale, sono chiusi. Il 3 giugno ci sarà una fila tipo. Che ti posso dire? Tipo firmacopie di Fedez, no? Cioè Sì, la però a Feltrinelli che blocca a distanza non a distanza, quindi distanza. prende un paio di gradi così. E il 4 De Luca chiuderà tutto perché ci sarà stata troppa gente dai parrucchieri. Ma così sicuro davanti a te, quindi i capelli voglio farli crescere. Però in realtà tu porti il codino da sempre, una cosa che ti invidio molto, a me sta male, a te sta bene, quindi. Però il capello lungo mi piace, quindi non va male. L'unico fatto quando col caldo comincia a diventare pesante. Vabbè.
Ecco, abbiamo fatto anche le considerazioni. Abbiamo fatto anche così adesso femminili, ma ci andiamo a mettere, come dire, quelle cose tipo lo smalto, che smalto usi. Cioè, sai cosa dobbiamo fare? Le ricette di Guido e Riccardo. Le cose, il piatto semplice. Rimaniamo sulla Rimaniamo sulla fotografia. fotografia. Rimaniamo nel Vedrai nostro. che i partecipanti, i follower caleranno. Ah, Ottimo. sicuramente. Un abbraccione, Guido. Grazie Riccardo, un abbraccio Grazie, a te. A grazie. presto. Ciao, ciao, Bocca al ciao, a lupo. prestissimo. Ciao, Credo. ciao, ciao.